Tenevo intanto a specificare che non si tratta di un concittadino, nel senso che è un insegnante che insegna a scuola media di Monteporzio, ma non è di Monteporzio. Tra l'altro la persona in questione risulta completamente priva di sintomi, quindi ecco, non ha al momento, ad oggi, nessuna problematica. Chiaramente ha fatto lezione nel nostro plesso nella giornata di lunedì 24, quindi la classe a cui è entrato in contatto è stato, ecco, suggerito dall'ASUR una condizione di quarantena volontaria, e poi i prossimi giorni, ecco, vedremo se ci sono eventuali evoluzioni. Al momento la situazione rimane, insomma, questa, senza null'altro da dover segnalare. Tra l'altro, ci sono anche sparse delle voci, no? Alcune volte incontrollate, di tamponi effettuati ai ragazzi, tamponi effettuati addirittura a dirigente scolastica, ma nulla di tutto ciò è avvenuto in realtà, perché in assenza di sintomi l'ASUR non procede a nessun tipo di tampone, se non un controllo, diciamo, da remoto delle condizioni di salute, se soprattutto eventualmente qualcosa dovesse cambiare. Sì, sindaco, quanti alunni e quante persone adulte sono state così coinvolte nella quarantena? Si Sì, può. ma gli alunni della classe in questione sono 23, poi forse una o due persone in realtà in quel momento neanche erano presenti, quindi consideriamo 23 ragazzi e qualche docente che è entrato in contatto con poi lo stesso docente risultato positivo, quindi in realtà si tratta, ecco, di poche persone che fanno, insomma, capo all'istituto di Monteporzio. Sì, e anche i familiari di questi alunni sono coinvolti nella quarantena o solo No, gli in alunni? realtà si tratta solo dei contatti diretti, Diretti. avvenuti, sì, solo dei contatti diretti. Chiaramente se c'è una volontà, diciamo, di stare, ecco, riguardati e di non andare in posti affollati, eccetera, anche da parte dei familiari, questo non, no, Certo. è assolutamente apprezzabile, però non è una richiesta da parte dell'ASUR.